perché No, me uno la devi ostenta quello che trovo ha. finché uno intelligente. Se lei vorrà ostentare Non si può qualcosa, mettere a noi saremo giudicare uno felici. sga a giudicare un bria... Scusi, la confondo per briatore oggi, non so Ma perché. non sto No, ha giudicando, capito. evidentemente lei non può ostentare troppa intelligenza perché non ce l'ha. Io ho contestato. Beh, ecco, in questo Ma sei arrogante, eh? Io sono amico di briatore. Non ho contestato la parole. confessione. Aspettavo Lei dice delle questo. cose Ma imprecise, sgarbi, citi ma le cose che ho scusi, detto, la smetta di dire stupidate. No, sgarbi, Ma non scusi può un dire che attimo. io non ce Lei, l'ho come fatto ha a un detto che non briatore. sono Ho intelligente? discusso. Le pare? E la Ma manco lei con le chi cazzo donne. è? Ma dove l'hanno trovata? Questo cervello da gallina. Dove l'hanno trovata? Dove l'hanno Ma trovata? io non sono Non ho nessuno, contestato grazie al Briatore, cielo. l'ho anche Ma difeso, no, ho scacciato una tesi sgarbi, di Briatore sulla non ho Puglia. Cara gallina, nessuno. lei è Ma una lei gallina, ha visto, non è si è una rilevato, è già lei purtroppo. ha detto, lei si è rilevato per quello che è. Un maleducato, perché lei mi ha dato della Sono quello che sono un maleducata. maleducato e lei è una stronza. Ah, Vittorio! Attribuisca quello che ho detto, non quello che non ho detto. Barbara, ma non mi dico me. Si sta a sentire una deficiente che dice insensatezze. No. Io non ho attaccato Briatore, non me ne frega niente di Briatore, lo conosco benissimo, l'ho anche difeso. Ho detto che ho attaccato una tesi di Briatore che ho fatto specifico. Cosa normale, se lei dice un'altra cosa, vada a studiare e no, non rompe i coglioni. Non mi attribuisca cose che non ho detto. Non ho mai contestato l'ostentazione, non me ne frega lei niente. Ce l'ha su con Ho le difeso donne. Anche Lei ce l'ha su con le donne. Ce l'ho su ecco, con lei, sì. Sì, lei ce l'ha su con le donne, perché non ce l'ho può con le donne, trattare però con le persone. Io alcune non sono ho dato dello contente che ce l'abbia con loro. Basta, basta, ragazzi, basta. Non basta. Non fare. Meglio stronzo che niente. Lei rischia di essere più niente che stronzo. Ecco, bene. Lei rischia molto. Che siccome c'è una rivolta dei cittadini italiani contro la cattiva politica che ci ha governato per decenni, allora c'è la gara a travestirsi, i vecchi politici si mettono delle maschere nuove per continuare a fare politica. Sgarbi è uno di questi. Sgarbi è in Parlamento dal 1900, cioè già nel 92 era in Parlamento, per un vecchissimo partito che si chiamava Partito Liberale. E lui è uno della casta, esattamente come tutti gli altri. Oggi cosa fa? Si mette una maschera nuova e dice il partito della rivoluzione, viene qui a fare gli show, va in giro, il caffè bollente, la mafia, non è la mafia, la farfalla, il pavone, eccetera. Recite lui, ma lui non è il peggiore, ce ne sono di peggio di lui, Casini e compagnia, che da decenni sono lì a fare i politici e che stanno cercando maschere nuove per continuare a fare la politica vecchia. Saranno spazzati via tutti. Ma non mi sembra che si possa fare un dibattito serio a fronte di persone che non vogliono esserci e ci sono, che non parlano delle cose ma parlano d'altro, che mi attribuiscono delle maschere e offendono con l'aria serena di quelli che dicono cose sagge e vere. Io vorrei che mi dicesse questo signore che conosco e che non dovrebbe essere qua, ma vuole essere qua lo stesso, che dica cosa io non ho, non è che tu sorrida con questo risino, e devi dire che cosa io non ho fatto come politico per avere una maschera, quali sarebbero i danni che io ho fatto. Tu sai chi ha vincolato il Porto Vecchio di Trieste, chi ha recuperato il Petruzzelli, chi ha recuperato Piazza Armerina, certo vuoi tu. Parlare di io e non tu. Capra ignorante, signori, e bestia, questo falsario, questo sei, e vai pure a casa, invece di mentire, io l'ho fatto, argomenti. Parla di cose, no, tu non ce li hai, hai quel sorrisino idiota, tu non ce l'hai, parla di quello che ho fatto e non di quello che non ho fatto. In mancanza di argomenti, in mancanza della tua faccia siamo di merda, alla recita. Quello sei tu, quello no, nessuna recita, tu non fai accuse senza sapere nulla. Chiaro o no? Io accuso chi mi pare. Tu accusi, no, tu accusi se, la, se ho che ragione, sei come? Se dico la verità. No, non la dici verità, la verità, tu dici solo delle bugie, tu dici delle bugie e parli solo di morti, perché ti servono i morti per far finta di essere vivo. La e vai a cagare, questo devi fare. La verità è che Sgarbi è in Parlamento, è stato in Parlamento dal 92 e fa parte della casta, quale casta? Della quale casta, casta politica. Parola che usi tu. E siccome tu, vuol casta tornare, di che? Non devo tornare da nessuna parte. E siccome vuol tornare ad avere uno stipendio senza lavorare, ritorna qua, a candidarsi. Ti pagano per quello che non sai fare. Comunque. Se ti pagano per quello che non sai fare, capra.
Quello sei. D'altra parte non, scusa, è la prima volta che prende lo stipendio senza lavorare, perché sì, mai professore, preso lo stipendio, mai preso stipendio, parli una cosa che non sai, ignorante, da ignorante, professore, non ha fatto nessuno stipendio e lo sentite meglio, parli di cosa che non sai, da professore, capra, è stato condannato perché non andava perché a lavorare, non è vero, non è vero stipendio. Altra balla che racconti tu, il tuo giornale di merda. Benissimo. Merda come te. Benissimo. Quello sei tu. E qui oggi... un pezzo di merda. Benissimo. Mal cagato. Ma sai, quello chi, sei tu. Chi vede, merda, casa, scusa, merda, sa capire la differenza, no, tra chi urla e chi dice la verità. Di superiorità. Maremma maiala. Solo balla. Solo balla. Basta. Dove l'hai trovato questo? Ma non lo so. Tu. Ma lo sapete che io sono in collegamento col Gagliolo di Sgarbi, ha detto non me lo fare incazzare, racconta solo che c'è la pensione, questa dello stipendio, io ero lo senza so stipendio. Vabbè. Ma questo è un cacatore di merda, allora, cacca merda, non parole, sì, ok, ha detto, ha io detto, non lo prendo lo stipendio come sindaco, non prendevo lo stipendio. Sei stato condannato, sì o no? Eh? Ha detto, lo sei stato condannato, sì o no? Mi fanno da giudice di merda come te. Sei stato merda condannato perché non andavi a lavorare. Ma anche solo facevi stato il professore, non andavi anche a lavorare. Anche Gesù è stato condannato, sì, cacatore di merda. Ma non perché non andava a lavorare. No, perché faceva quello che riteneva giusto. Io ho lavorato fino in fondo e non sei un cazzo. Tant'è vero che sei stato condannato. E adesso vuoi andare in Parlamento. Ma non voglio andare in Parlamento. Per avere uno stipendio e non lavorare. Casa, vogliamo uscire da questo quelli che ti pagano per niente di questa base di cagatori, perché pezzo di merda. Allora, scusate un attimo. Stop. Torniamo a bomba. Boom. Il nostro giornalista Oscar Giannino annuncia un nuovo soggetto politico liberale. Emilio Fede dà vita a Vogliamo Vivere. Bene, cosa ne pensate? Questi nuovi movimenti? Ma volevo dirti una cosa. Dimmi. Grillo è stato condannato perché ha ucciso 3 persone. Quindi quando lui dice stronzate, dica fatti. Ha fatto un incidente stradale. Ha ucciso 3 persone, è stato condannato il tuo, sì, Grillo. È vero. Non deve fare roba per il cazzo. Ha fatto un incidente stradale. Io invece non ho fatto nulla. No. Non ho preso stipendio e sono stato condannato da un magistrato con una testa di cazzo come la tua. Pari come la tua. Pari uguale. Guarda, e quando parli di quello che io ho fatto, chi vede a casa, documentati. Capisce. Con quella camicina rosa alla finocchio, quale sei? Finocchietta. Portami il braccialetto, si direbbe il braccialettino. Non scendai, mia Vittorio, sorella, Vittorio. A guardarla perché l'uccello ce l'hai moscio. Dai Vittorio, non scendiamo. Guarda che braccialettino che ha, quelle scarpine, sono delle mie bambine. La camiglina. Posso farle? Avvocato, dica, prego. Voglio fare una domanda a lei. A me, sì. Puoi anche essere finocchio. No, no, ma tu sei finocchio particolare. Sei finocchio. Voglio fare una domanda a lei per dimostrare il livello di ipocrisia di questa gente. Ma che ipocrisia? Questo è uno scemo e basta. Fammi parlare, no, no, mica tanto. Guarda come ride. Invece mi piace mica essere tanto qui. Pensavo di no. Invece mi sto divertendo. Se beh, perché tu sei saggio, no, no, un po' allora, meno. Il Toscani ha detto delle cose. Perché Toscani ha detto che non hai attività sessuale. È una pettegola. E che ne sa delle mie abilità? Un uomo. Non lo so. Vede Vittorio Lisi che ha detto il contrario. Non so. Se invece ascolti solo i maschietti, perché ti piacciono quelli. Ti piacciono i maschietti, gli orecchini. Senti, Vittorio, ascolta. Niente di male anche contro i maschietti. Sei anche omofobo. Scusa, non mi piacciono le chicche. Scusate, velate come la coincidenza in campo, cosa dovrebbe portare? Io non sento nessun campo, i campi li lascio. Vabbè, questa nuovo allora, movimento. Ti spiego, se si può parlare senza uomini superiori che stabiliscono parla, chi sei. Ti do la parola, allora, dimmi. Io devo dire che qualunque cosa abbia fatto politicamente la rivendico. E io so quello che ho fatto. Ho fatto la riforma dell'Accademia dei Conservatori, ho fatto i vincoli del porto di Trieste, vincoli che altrimenti portavano l'attuale assessore di Milano a distruggere quel luogo e a farne dei grattacieli. Ho salvato centinaia di edifici, ho rifatto fare la copertura e il restauro della Villa Romana del Casale, ho fatto musei e mostre ovunque. Allora non voglio che uno mi attacchi senza sapere quello che ho fatto, soltanto perché io sarei un vecchio, vecchio. A parte che diceva Croce, che non ha mai letto, il vero politico onesto è il politico capace. Certo. Quello capace può anche avere 80 anni. E Croce ha fatto politica fino a... L'idea è che devi mandare via, no, i vecchi, va bene soltanto per gente come, non come, vecchi come d'età, Renzi. Non no, vecchi d'età, vecchi di militanza politica. E che conta? Ma, cioè, ma cosa vuol dire? Uno che sta in Parlamento lì per 20 anni, 30 anni, e che vuol dire? A casa. E che vuol dire? A casa. Vedi la teoria. Allora uno che fa bene, il professore deve andare a casa quando fa bene. Sono tutte stronzate di questi qui che non usano la testa. Cioè parlano perché... E dicono le stesse cose. Montezemolo, lui, Casini, Renzi, tutti a casa. Grillo. Grillo che ha 65 anni manda a casa i vecchi. Ma dove devi rimandare i vecchi? Se uno è vecchio ed è bravo, va rispettato. Certo. E uno che è vecchio e capace va rispettato. Ma questi d'accordo vogliono dei giovani coglioni come loro. Vogliono dei giovani come lui.
Allora io voglio dire che non voglio fare, io potrei anche fare esattamente come Grillo e non tornare in Parlamento, lo sa lui dove voglio andare. La rivoluzione è un concetto più nobile che 5 Stelle, che la denominazione di un albergo. Se uno ha paura della parola partito è perché si vergogna di qualcosa. Partito e politica sono concetti nobili, umiliati da gente come loro che usa i corrotti per dire che i partiti non vanno bene. Ma e Grillo, ma che cazzo vuoi dire tu? Che ridi soltanto quel sorridino da checca isterica? Cosa devi dire? Scusate, che non sai io, sei stato io il devo, più grande scusa, difensore di Craxi nel Parlamento del 92 e adesso vieni qui a parlarmi di politica. Beh, perché io devo difendere Craxi? Ma culo, troia di merda. Sei il professore. Craxi era meglio di Fini, meglio di Boss. Lascio di chiudere ancora loro tra capri e cavoli. Ci vediamo la prossima volta, grazie, arrivederci.